rispondo ora a una domanda che mi è stata fatta di recente e che comunque mi viene spesso fatta. Rimarrai drug free natural a vita? Vediamo così se sono ancora capace. Dopo ben 2 mesi di assenza totale dalla palestra, sono finalmente tornato. E oggi, dopo una settimana di inattività totale, dato che sono stato in vacanza, riparto, rinizio la mia routine di allenamento con un bel workout di upper body. Quindi tocchiamo un po' tutti i muscoli dall'upper. E li porto con me, magari vi rispondo, diciamo, a qualche domanda che mi fate spesso, racconto 2 curiosità. Insomma, state connessi. Ultimo di riscaldamento e poi partiamo. Allora, metto i gripper ora, fondamentali per ogni esercizio di tirata. Se non li avete, acquistateli, poi se sono delle Einstein Stone ancora meglio. Partiamo ora col primo esercizio, pulley, 4 serie, 10-12 ripetizioni, tranquillo. Non ricerco il cedimento totale su ogni serie perché è da una settimana che non mi alleno, quindi non voglio proprio strafare. Voglio che questo sia un allenamento di ripresa, quindi ci andrò abbastanza cauto. Ovviamente spingerò, però non è che andrò proprio alla morte sin da subito. Magari sull'ultima serie mi potrò concedere qualcosa di più, ma su quelle iniziali starò abbastanza tranquillo. Il mio abbastanza tranquillo è comunque spingere, eh. Sono appena reduce da una settimana di vacanze. Sono andato a Ibiza con i miei amici e magari vi parlo un po' di come ho affrontato questa settimana, dato che periodicamente ogni anno quando arriva l'estate in molti mi chiedete: ma come ti comporti in vacanza, cosa ti concedi, cosa non ti concedi, insomma come ti gestisci. Quindi adesso vi dico, dopo la serie perché devo partire, come mi sono gestito da questo punto di vista, considerando che sono andato in vacanza subito dopo l'Endurance Cup, la gara di Cali che avete appena visto sul canale. Seconda serie. Devo fare un video così, è dura, eh. Com'è che mi sono gestito in questa vacanza? Allora, consideriamo che io, dopo appunto l'Endurance Cup, arrivavo da un periodo di preparazione con un'intensità veramente elevata. Quindi, essendo andato in vacanza subito a ridosso della competizione, cioè avendo gareggiato sabato e domenica, e essendo partito il lunedì, facendo da lunedì a sabato, ho deciso di staccare completamente dagli allenamenti, staccare completamente dalla dieta. Dagli allenamenti più per un aspetto proprio fisiologico, ossia di recupero articolare. Sentivo che avevo il bisogno di recuperare. Ho fatto mesi estenuanti di allenamento, staccare era doveroso e necessario. Quindi se vi allenate sempre, se saltate una settimana, non succede nulla. Dal punto di vista alimentare, ve lo dico dopo la terza serie. Ok. Dal punto di vista della dieta invece ho staccato più per un aspetto psicologico, non perché fossi esausto, estenuato dalla preparazione alimentare che ho conseguito per l'Endurance Cup, perché non è stata massacrante, ma più che altro ho scelto di prendermi anche lì una settimana concedendomi qualsiasi cosa, cibo, alcol, ovviamente in moderazione, però mi piace anche ogni tanto divertirmi, ok? Sempre nei limiti. Quindi questo stacco non è stato dovuto a un bisogno necessario, ma più a un aspetto psicologico, perché da oggi inizia la mia preparazione per le gare di bodybuilding di ottobre per la finale italiana NBFA. Quindi mi aspettano 2 mesi e mezzo di dieta senza sgarri, almeno programmati. E quindi ho detto: do tutto questa settimana, così poi sono carico e pronto per tornare in pista. Ora, ultima serie, alziamo un po' il carico, vediamo quelle che ci stanno, andiamo a cedimento. Madonna santa. Però abbronzato sono abbronzato, eh. Ok. Secondo esercizio, croci, come avrete capito. Dopo non aver fatto questa macchina per più di 2 mesi, direi che la sensazione di squeeze è magnifica, mi era mancata. Infatti sono sicuro che domani avrò dei dons al petto clamorosi, ma semplicemente perché non sono abituato a questo stimolo. Per concludere,
il discorso di prima. Per quanto riguarda le vacanze, cercate di gestirle sulla base di come volete gestirvele. Certo, se mi dite vado a farmi 20 giorni al mare senza farne un cazzo, io vi dico vabbè, cioè se quello che volete fare fatelo, sapete che poi il rientro agli allenamenti sarà più traumatico. Se si tratta di una settimana, io vi dico anche, cioè se lo fate una volta all'anno, staccate completamente, fa bene al cervello, perché poi quando tornate avete più voglia di tornare, fa bene a livello articolare, fa bene da più punti di vista. Poi come vedete io, cioè ve lo dico, ho fatto una settimana ad andare a ballare tutte le sere e comunque ok che ho un determinato tipo di genetica, ma così in pump non mi sembra malissimo. Poi certo, poi vi faccio vedere anche la pancia, che è sicuramente un po' più acquosa, un po' più appannata, però se siete sempre a dieta o comunque mangiate sempre bene e vi allenate 5, 6 giorni, 7 di vacanza, anche a non far nulla, comunque li recuperate fast. Ok, terza serie fatta, adesso faccio la quarta, anche quattro serie, non la registriamo però perché la registro con il telefono per Instagram, questa è una storia per Instagram e se non mi seguite in Instagram andate a seguirmi, ok? Jacopo Rocchi, così almeno anche se ci sono aggiornamenti più immediati sulla mia vita, li potete vedere anticipatamente. Cioè, vedete? No dai, pensavo peggio, già con le luci buone si vede, però qua comunque la pelle si è un po' ispessita rispetto a settimana scorsa, confido però in qualche giorno di tornare come prima. In compenso, guarda che abbronzatura. Sembra un surfista un po' grosso. Continuiamo con questo esercizio. 4 serie, 10-12. Anche qua. Dato che è un esercizio che non faccio mai, magari le prime le faccio con un po' di carico in meno, ma qualche rep in più. E giusto per abituarmi al movimento, vedere come lo sento e via. Tra l'altro stavo anche già pensando al video che dovrò registrare dopo questo, che non so se uscirà prima o dopo questo cronologicamente, ma si tratta di un circuito di cardio. Ok, quindi io adesso mi sto allenando, poi dovrò fare anche cardio, ma non cardio a tapis roulant, cioè cardio 40 kg, non so se è tanto come peso o no, ma non penso. Giusto per far sembrare che qua ci sia tanto spazio, quando invece sto morendo. Per gli amanti della panca, non uccidetemi se ho il cuscino sotto la testa, è comodo e sento bene il petto, quindi bomba. Andiamo di ultima serie. Qua ci spingiamo un po' oltre, semplicemente come facendo dei parziali, quando non ne ho più, quando non ho più una rep completa faccio quelle che ci stanno a pompaggio. Morto. Apri piedino. Tac. Ah, e via. Quarto esercizio del giorno, torniamo a tirare, quindi andiamo sulla schiena, lat, maniglie svincolate, mi trovo molto bene. Rispondo ora a una domanda che mi è stata fatta di recente e che comunque mi viene spesso fatta, ossia, rimarrai drug free natural a vita? Ecco, la mia risposta è... Niente, dovevo rispondere alla domanda, ma mi sono concentrato troppo sul guardarmi la schiena, perché come avreste dovuto commentare tanta roba, quindi faccio la seconda serie e poi rispondo alla domanda.
5 si alleni con i pesi. Dico anche abbastanza forte, ok, augurandomelo, anche se purtroppo ultimamente non è così. Ma chi si allena forte, chi comunque ha un buon livello, sicuramente, appunto chi pratica questa disciplina, sicuramente ha pensato come sarebbe il mio corpo, come diventerei se utilizzassi steroidi. E questa è una domanda che comunque mi sono fatto più volte anch'io, perché oggettivamente ho una genetica favorevole a questo sport, ho delle inserzioni favorevoli, ho comunque un buon fisico e che non tutti possono raggiungere. Sto parlando in modo oggettivo, ok? Non per vantarmi, più che altro appunto per spiegarvi che già io mi vedo molto portato geneticamente da natural, quindi nella mia testa c'è: immagina se mi dopassi cosa sarei. Ecco, forse questo, cioè questo eco nella mia mente mi è stato d'aiuto. Vi spiego meglio dopo la terza serie. Vedrai. Dicevo, forse questa voce che ha risuonato per più volte nella mia testa dicendo dicendomi chissà come saresti, mi ha proprio fatto dire: guarda Jacopo, è meglio che ne stai alla larga da quelle cose lì. Proprio per il fatto che comunque mi trovavo con una buona genetica, già un fisico comunque così da natural, dignitoso direi, e quindi il fatto di essere già così senza farmaci mi fa dire perché devo andare ad avere qualcosa in più, se già comunque così lavoro bene, mi piace il mio corpo, è performante perché è performante. Quindi ad oggi non ho questa voglia di o in programma di iniziare, spero di non farlo mai, e nulla, questo è il mio pensiero e via. Sono contro comunque, quindi cioè, sono contro la prestazione sportiva potenziata. Poi capisco che comunque per chi fa bodybuilding come disciplina agonistica debba fare uso di determinate sostanze, però diciamo non rientra nella mia etica, ed è anche per questo che il calisthenics non lo mollerò mai, perché comunque è uno sport di performance. Dal mio punto di vista oggi la maggior parte, quasi tutti gli atleti sono ancora lontani dalle bombe, e quindi nulla, anche per questo che lo adoro ancora di più come sport. Quarta e ultima serie. Abbiamo fatto due esercizi per la schiena, due esercizi per il petto, ora faccio un super set di braccia, 4 serie anche qua, cavo alto, 12-15 rep di curl al cavo alto, variante che mi piace tantissimo, faccio anche un piccolissimo fermo di contrazione e poi in super set 12-15 push down. State bene sbilanciati indietro e fate il curl chiudendo alla fronte o poco sopra, e qua avrete una contrazione davvero importante. Ma è leggero. Quello dopo alzo il carico. Secondo giro, non l'ho detto, cioè mi sono reso conto che in alcuni esercizi l'ho detto, in altri no. Oggi ho ottenuto sempre 1:30 di recupero circa tra le serie, ok? Sto andando molto a sensazione, quindi se l'ho detto alcune volte e altre l'ho dimenticato, scusatemi, chiedo venia. Ora ve lo dico una volta per tutte. Ah.
Prova a maxarla. Ma sì, dai. Fanculo. Tanto fallirò miseramente. Oh, dai. Buono, figa. Faccio l'ultima serie, poi vado con le spalle e poi vi dico gli obiettivi da qua a poco, ok? Quello che mi aspetta per i prossimi 2-3 mesi. Ultima serie, faccio un pompaggio un po' più esasperato. Sto sudando come un maiale. Partiamo da sto presupposto e ultimo esercizio, alzate laterali, ok? Inizio a scaldarmi, magari non con 5 kg. Come già anticipato, adesso vi parlo di quello che mi aspetta per i prossimi 2 mesi. Ripeto, oggi siamo al 29 luglio, quindi cronologicamente fate voi il calcolo in base a quando uscirà questo video. Comunque, per i prossimi 2 mesi e mezzo ho davanti a me una preparazione per una gara di bodybuilding, ok? La stessa che ho fatto l'anno scorso, ossia la gara nazionale per il titolo di campione italiano dell'NVFI. Detto questo, allora, da qua a 2 mesi e mezzo mi aspetta appunto dieta, ok? Per rientrare in condizione e varierò leggermente gli allenamenti rispetto a quello che ho fatto per gli ultimi 2 mesi. Ora però parto con la prima serie, anche qua 4 serie da 12-15, cerco di dilazionare il più possibile la fase negativa e 1 minuto e 30 di recupero, ecco, non di più, molto basic. Alimentazione ad oggi sono in leggero cut, nulla di aggressivo. Sto mantenendo la stessa dieta che ho tenuto per la preparazione dell'Endurance Cup, quindi sono oltre le 3000 calorie, 3200-3003 circa, e in modo tale che cerco di rientrare in condizione considerata appunto la condizione che avevo l'Endurance Cup, quindi in 1 o 2 settimane, ma anche in 1 settimana dovrei esserci. Dopodiché valuterò insieme al nutrizionista se e come tagliare ulteriormente. Sicuramente l'obiettivo è massimizzare ed estremizzare la condizione fisica, quindi bisognerà abbassare le calorie sicuramente, però vabbè, questo è in programma e sono pronto a farlo. Per quanto riguarda invece il discorso allenamento, varierà la mia programmazione. Negli ultimi 2 mesi mi sono allenato 4 volte a settimana solo cali, adesso tornerò a fare 3 allenamenti di cali e 3 in palestra, 1 gambe, 1 di pull e 1 di push. Quindi passo da 4 allenamenti di upper e 2 di cardio a 3 allenamenti di cali e 3 allenamenti di palestra in bodybuilding. Quindi questa sarà cosa mi aspetta appunto per i prossimi 2 mesi e mezzo. Ultime 2 serie e poi ci salutiamo. Perfetto, allenamento giunto al termine, non sono esausto, non sono morto, solo la canottiera è sudata, ma come vi ho già anticipato prima, adesso devo andare a registrare un altro video dove farò cardio e nulla. Comunque mi era mancato non venire in palestra, sono sincero, era da un bel po' che non venivo e comunque rifare esercizi che non facevo da qualche tempo mi è piaciuto e già domani ho voglia di tornarci. Questa settimana è una settimana di ripresa, mi divertirò, gestirò gli allenamenti un po' free e poi dalla settimana prossima invece terrò fede alla programmazione che vi ho esposto in precedenza. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi appunto nei commenti una vostra opinione e nulla, ci vediamo al prossimo. To the top, never stop.